La guerra tra Olanda e Spagna sembra essere un must storico. Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos Game, siamo qua col 58esimo episodio di Europa Universalis 4, mi sono perso, espansione dei Cosacs con Castiglia. The Cosacs che in realtà è diventata già 1.15. Allora, cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di vincere una guerra con gli inglesi. Tanto stiamo colonizzando qua, adesso arriveranno i coloni. Poi fra poco finisce la decima colonia di Gaetana, Narcos ne ha già molte di più. Oh, questa qua se la sono presi, bravi, interessante. Dopodiché, fatta questa pace, vorrei fare una guerra a lampo qui. Tanto sono pieni di ribelli, quindi sarebbe anche un ottimo momento per attaccare. E poi ci prepariamo a dichiarare guerra agli ottomani. Allora, in questa guerra qual è lo scopo principale? Lo scopo principale è, qua ho cancellato tutto, dare questa roba a Leinster. E questi non posso perché supero il war score. Sì. Quindi non si può più neanche fare il calcolo di capire quanto vale, quanto costa. Va bene. Però siamo ancora lontani da quel punto perché in realtà ci sono 40.000 olandesi qua. Adesso dobbiamo farli fuori. Allora, io attaccherei questi così magari li attiriamo. Tra l'altro avete visto l'immaginetta bella, ti dice già se sei in svantaggio. Non sono arrivati, pazienza. Allora andiamo noi ad assediare la capitale dell'Olanda per mandarla fuori dalla guerra. Lì non ci possiamo arrivare. Mappa dei forti. Dobbiamo andare prima qua. Allora andiamo prima nella capitale del Hainaut. Questo facciamolo arrivare in Normandia. Anzi, farei così. Non so che giro faccia con la nave, ma va bene. Forse scende qui. No, è andato direttamente. Non so come sia possibile, però va bene lo stesso. E diciamo ad Aragona che deve venire qua. Aragon. Aragon. Così non tiene le sue truppe lì e anche se perdiamo qua delle zone, chi se ne frega. Oh, guardate che si stanno dividendo, ottima cosa. Allora, cos'è questo? Castile si è preso questo. Bene, ce lo siamo liberati. Andiamo con i trasporti automatici qua. Con quale flotta? Second Fleet, perfetto. Poi questo cos'è? 50 punti amministrativi militari o diplomatici? Allora, in questo momento quelli che ci servono di più sono quelli, questi qua direi, perché tanto l'idea l'abbiamo finita, dobbiamo fare un po' di core, ma in realtà non tantissimi noi, siamo un po' indietro rispetto agli altri, ma di questi ne stiamo producendo 13 al mese, questi 0, quindi io farei punti diplomatici e tra l'altro è un buon momento per fare anche questa cosa, così ne guadagniamo un po' di più, 3, 10. 7 mi sembra un buon compromesso, dai. Dobbiamo assolutamente tornare in alto con la power projection, però. Qua possiamo andarci. Facciamo pausa. 5 di prestigio o yearly prestige fino alla fine del gioco? Direi che yearly prestige fino alla fine del gioco è un buon compromesso. Piuttosto che 5. Allora, prendiamo Picardy. Qua possiamo fare così, direi di sì. Questi si sono divisi. Mandiamo fuori in out. Molto meglio per tutti. Questa siamo già allo 0%, va bene. Questi stanno sbarcando sulla capitale olandese, ottimo. Tanto come vanno i ribelli qua? Abbastanza bene. Tiro un po' delle laggate. Possiamo pagare il debito? Repay loans, certo.
Ok, dobbiamo iniziare anche a migliorare un po' il nostro territorio, eh. Tanto vediamo se si muovono le loro truppe, no. Caddo è finita. Allora, facciamo... Questa è Louisiana, anche questa. Questa è Messico. No, stiamo qui un po' in centro. Oddio, potremmo anche tipo dichiarare guerra a questi che sono alleati con questi. Allora, la cimice dello scorso episodio, perché li sto registrando tutte e due di fila, mi è finita sullo schermo, quindi faccio un piccolo taglio perché la vado a buttare via. Cioè, è una cosa schifosa. Ok, rieccomi. Dunque, stavo cercando di capire con chi sono alleati questi. Boh, con una nazione che neanche vediamo. Ah, questi qua. Quelli lì. E questi invece con chi sono alleati? Creek, guardate quanto sono forti. Perché potremmo appunto attaccare questi. Tu quante truppe c'hai? 6. Potremmo fare un declare war così. E dare pawane a loro. La fanno questi in dichiarare guerra da soli? Poi Pawane. Questa tua alleanza con Pawane. Che non l'avevo ancora scoperto. Aspettiamo di scoprirli, così vediamo con chi sono alleati, se possiamo fare i co-belligeranti. Quindi, nel dubbio, andiamo a fare la terza colonia qua. E io ho una nave in giro. Tu. E sei cazzarola al 18%. Mi sa che perdiamo sia la nave che l'omino. Pensavo ce l'avrebbero fatta. Invece no. Poi dobbiamo prendere una spedizione per prenderci le Hawaii, che sono un punto molto importante per il controllo del Pacifico. Ok, torniamo a noi. E niente, facciamo andare avanti un po' gli assedi, dai. Oh, in out ci riprova, eh. Facciamogli cadere la capitale. Zealand è occupata, grandissimi, siamo stati proprio bravi. Possiamo andare qui. Poi vediamo un po'. Medium 9. Pace bianca con l'Olanda? Direi proprio di sì. Ah, ci dà pure dei soldi. Soldi? Vediamo un po'. 36%, altro che pace bianca. Allora, ci dai questo. Give up claims. Questo quanto costerebbe? $496. No, questo non ci interessa niente. Rompi i trattati con la Francia. Bene. Poi Inghilterra e Colonia te li puoi tenere. E mi piacerebbe tantissimo prendermi questo. Però a parte che costa un macello. E poi qua, ah, che figata, mi dice cos'è dentro l'impero, cosa no. Potremmo prenderci questo per Aragona, però è un po' indifendibile, quindi no, dai, finiamola qua e basta. Poi, in out. Pace. No, perché non è ancora caduta la capitale. Vabbè, questo qua possiamo chiedergli di brutto le cose, eh. 63%. Teutonic Order e Pomerania. Interessa questa pace? Allora, perdiamo i soldi. Ha cambiato capitale la Pomerania, quindi non è più Stettino. E hanno fatto questa cosa. Quindi ha vinto Pomerania, Wilsied, Berlin, Urca. Guardate un po'. Forte. Bravi. Tornate a casa. Anzi, chissà se questa è considerata casa. Boh, non so se è il caso di scoprirlo o meno. Ok, dai, fermi. Facciamo la pace. Allora, questo va a Leinster e non provare a ridarmelo indietro, maledetto.
Perché nello scorso episodio, non so se avete visto, continuava a fare sta roba. Questi due ce li possiamo prendere. Sì, dai, ce lo dovremmo permettere una colonia in più. Così vanno direttamente a loro. Allora, ci pigliamo questi due. Perché non posso? Chissà perché poi mi dice che sono grigi. London. A London supera il war score. Allora, via. London. Ok, 94%. Chip e chop. Io non capisco se è selezionato. 96. Perché non possiamo? Quanto costa lì? 6% di war score. Prendersi Long Bay, ok. Quindi dobbiamo ridurlo dell'1%. E come si fa? Se togliamo questo, prendiamo questo. Penso sia peggio ancora. Allora forse possiamo togliere. No, però il Vexes dovreste avere su qualcosa. Yorkshire costa troppo, la Cornovaglia costa ancora di più. È che mi piaceva l'idea di dividere l'impero inglese in parti piccolissime, quindi prenderci questo. Niente, li possiamo lasciar fare qua. Tanto non sarà di sicuro l'ultima guerra. Ci abbiamo un po' di soldi e basta. No, possiamo fare pace separata, tanto abbiamo fatto full siege, quindi mi sembra un po' inutile non farlo. Facciamo pace separata con Hainaut. Questo amico ci dà tutti i soldi, war reparation, e rompe i trattati con... No, teneteli pure, chi se ne frega. A questo punto possiamo fare pace con gli inglesi quando avremo gli uomini. Allora, iniziate a tornare qui a Siviglia, comprese le navi e tutto. Perfetto. Guardate che ci hanno ridato Londra. Sono dei maledetti. Cioè, rischiamo di prendercela se non stiamo attenti. Abbiamo un mercante free. Adesso dobbiamo anche decidere dove mandarlo. Allora, torna a Kent per favore e smettila di ridarmela. Te la prendi te, brutto Kent maledetto. C'è Kent, scusate, brutto Leinster maledetto. 100% così. E poi niente, ci pigliamo una di quelle due. Direi che va bene così. Quindi per noi niente. Sì, tranne c'è lì Charleston che però va direttamente alla colonia. Poi vediamo se c'era qualcosa di più interessante in realtà. No, non molto. Non molto, va bene lo stesso. Ok. Abbiamo fregato, quindi Londra è presa ed è di Leinster, questo maledetto che non se la voleva tenere. Avrei anche l'arduo compito di convertirla. Adesso questi sono tutti contenti. 33, dobbiamo aspettare ancora 2 anni. Aspettiamo, non possiamo farci niente. Questo qua sale lo stesso. Allora, questo l'abbiamo già fatto. Interessi no. Come va l'inflazione che non c'è più il Master of Mint? È in salita. Vabbè, possiamo farci molto. Io andrei al mercantilismo o comunque agli ultimi. A questo punto abbiamo un po' da parte. Facciamo andare lì tutte le navi. Ci organizziamo. Guerra qui di sicuro la facciamo. Attacchiamo anche le Maldive. E dopodiché ci prepariamo a dichiarare guerra agli ottomani. Quindi prepariamo anche il substrato di alleanze. Questa non ci vuole benissimo, se cioè ci vuole benissimo, ma ho visto che non è 200. Poi Venezia. Venezia ci farebbe passare probabilmente, sì. Savoia, sì. Ok. Il Papa. Tornerei a migliorare un po' le relazioni con Sassoni per adesso.
Ok, qua unisciti, pigliamo le navi. Ah, abbiamo rubato una nave pesante. Fammi capire una cosa. Possiamo fare altre due, che siamo già al massimo. È morta questa nave qua. Vediamo, vediamo. No, ce l'ha fatta! Grande! Non so come, ma ce l'ha fatta. Ce la siamo anche dimenticati. Comunque, California, quindi via giù. Qua non possiamo andare nessuno. Richiamiamolo da qua. No, non è ancora arrivato. Recall. Send. Perfetto, qua sta arrivando. Ottimo. Così partiamo, facciamo subito la California. Qua non vedo nessuno, la Britannia si è fermata. Questo è per loro. Questi hanno solo una provincia. Questi hanno pure ribelli perché stanno westernizzando, giusto? Allora, questi sono i tuoi alleati. Tu sei alleato con Crick, vi dicendo, quindi non possiamo fare. Non possiamo fare quell'altra cosa. Però quant'è il tuo totale? 12%, quindi chi se ne frega. Farei proprio questa cosa qui. Non possiamo declare war perché non abbiamo diplomatici. Torna a casa dalla Francia. Declare war, show superiority, non chiamiamo lui perché i Creek sono forti, per adesso non possiamo permetterci di attaccarli. Tu sei questi probabilmente, sì. Ci potrebbero attaccare lì. Allora possiamo prendere lui per un momento e portarlo qua. Dopodiché possiamo dichiarare guerra a questi qua. Nel frattempo, pigliamo qua le nostre navi. Questa cosa sta facendo? C'è una brigantina qui da sola. Vieni qui. Così le risistemiamo. Cioè, trasporto coloni qua. Queste tre qui, che saranno gli esploratori. Gli argonauti. Gli argonauti. Argonauti, perfetto. Poi trasporto coloni con la T maiuscola. È proprio una flotta del cacchio. Questa sta arrivando e l'Armada Reale mi sembra un buon nome. Qui hanno problemi ancora? Sì, direi di sì. Quindi facciamo una cosa del genere. Piglierei i mercenari, anche per capire quanti ne abbiamo, in realtà 12. E il resto è 29. Allora facciamo così. Sono tutti Murchan, quindi va bene. Prendiamo i mercenari. Carica. Tangeri. Ricarichiamo questi. Unita. Anzi no, ne abbiamo 31. Sì, giusto. 31. Perché è arrivata pure quell'altra. Sali su. Prendiamo tutte le navi, tutte le truppe, tutto. E mi dirigerei pian pianino verso l'India. Quindi facciamo tappa lì sotto per adesso. Ah! Allora, migliora le relazioni con tutti i nostri soggetti. Bene, poi è finita Carbon. Ottimo. Mettiamoci qua. La capitale qual è tua? Scusa, questa? Ok. Pensavo fosse questa qua. Sarebbe stato un po' un problema. È arrivato? Cos'è successo? Allora, Tunisi si è westernizzata. Questa non è una buona notizia. L'advisor è morto, ma non uno che era assegnato a noi. Tra l'altro, vediamo un po' chi c'è. Livello 3, morale delle navi, no. No, questo qua ci serve quando, tanto è giovane, dovrebbe morire, quando integriamo quelli là. Questo potrebbe essere interessante, però per adesso ci teniamo il morale. Allora, il clero. L'influenza è now 57 e la nobiltà è now 54. Ok. Va bene.
Cacchio, questo qua sarebbe interessante, ma perdono così tanti di loyalty, poi solo 6.000. Qua non possiamo fare ancora niente. No, dobbiamo aspettare l'88, ecco. Allora, mettiamo insieme queste truppe, supportive. E io farei appunto declare war. Ci segue? No. Ci devi seguire. Ok, andiamo. Facciamo cadere questa. Tra l'altro, purca, sono 12. Perché sta arrivando anche Narcos Land. Siamo già al 35 perché gli abbiamo rubato l'assedio. Siamo dei maledetti. Andiamo a aiutare Narcos. Stai lì, Narcos. Arrivo, arrivo, Narcos. Ok, ce l'abbiamo fatta, ottimo. Distrutti del tutto, quindi andiamo lì. Va bene come cosa, eh? Ma Piazza. E dopo dobbiamo iniziare a fare anche delle guerre lì che proprio le ho lasciate perdere. Adesso è più importante andare in India, penso. No, non ci seguono più. Perché non ci seguite più? Qua va bene. Questi chi sono? Portugal? Ah, è vero, questa è un'altra cosa. Ora l'IA in questa nuova patch fa due cose. Uno va a esplorare con uno stack di 5. E questo qua sta andando in giro con tre cannoni. Un cavallo e un fante. Quindi grandissimo Portogallo che sta facendo proprio esplore. Speriamo non trovi il Dorado prima di noi. Cioè, ragazzi, abbiamo esplorato tutta l'America del Sud. Quasi tutta l'America del Nord non l'abbiamo ancora trovato. Cioè, se lo trovano prima loro mi incazzo. E poi che sono più diciamo rivolti a fare, tanto questo possiamo metterlo qui così, sono più rivolti a fare i pirati. Sì, sta arrivando Narcos, vorrei che scendesse anche Abraham Hilton, però probabilmente non può. Ha dichiarato guerra upon questi. Eh sì, loro sono alleati con Pomerania, Saxony, Manto, Papal State. È una bella guerra, che ti sei tirato dietro. Probabilmente vincerai, però non è facile. Intanto vediamo qua. Allora, una rivolta qui. Dove, scusate? Questa è Francia. Maledetti, vabbè, quando faremo questa guerra qui e poi Fife. Fife è un casino, ce la fai da solo? Però è pesanti. Qua non sta facendo il core, no, ha fatto il core, sta facendo il core, bravo. Tanto questi sono arrivati? Sì, allora torna su. E andiamo qui. Poi da lì partiamo per andare su. Qua quant'è il force limit? 33, quindi perfetto. Tanto torniamo a questa guerra qua. Allora, io qua lascerei uno meno. Se questi mi seguono viene perfetto. E poi facciamo così. Ok, eliminati. Palatinato, alleanze strane. Dai, 7%, 21. Dovremmo riuscire a battere i ribelli. Palatinato con Ulm. Qua stanno facendo cose meravigliose. La Francia sta vincendo. Sta per... Anche l'Austria. Scusate, anche l'Austria in guerra con la Francia. Sì, anche l'Austria. Perché? Tu sei alleato con l'Austria anche? No? Non è che sei entrato dentro l'Holy Roman Empire, penso di no. Quella è la capitale di Burgundy, scusate, non me la ricordo. Questa, no, questo qui decisamente non è Holy Roman Empire. Vediamo qua come va la storia, 14%. Dai, cadi.
Qua intanto ci siamo avvicinati. Sì, allora facciamo un avvicinamento ulteriore facendo Declare War. Tanto non era alleato con nessuno. E farei così con l'armada real. Vada. Vada e faccia. Dopodiché dichiariamo guerra all'India. Fra 3 anni dobbiamo anche tornare. Ah, è l'88. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Perché non mi sono guardato il mese. 608. Ah no, make the generous donation il 6 giugno. Ok, non manca tanto. Dai, cadi, forza. Avranno i muri finti, cioè. Facciamo qualcosa col furetto. Cos'è che dà il furetto? Non mi ricordo mica. Trade. Furetto, furetto, furetto. Pierle Prestige. Ah no. Boh, c'era uscito un messaggio. Adesso abbiamo cacao, zucchero, caffè e schiavi. Oh, finito. Pausa, allora. Effettivamente non lo possiamo prendere. Ce lo passo a... Fammi controllare questa che zona è. Abraham Hilton, quindi ci devo passare. Abraham Hilton. Vediamo se possiamo far pace. Se invece faccio pace attraverso di lui... Niente. Niente. Quindi qua l'abbiamo attaccati per nessun motivo. No, facciamo direttamente così. No, non possiamo fargli fare nulla. Quindi, boh, war reparation e give up flames. Facciamo i boh un po' tutto. Verranno conquistati dai Creek, forse. Peccato che non si possa. Eh sì, effettivamente dovremmo arrivarci a essere confinante. Niente, tutti i soldi che c'hai. Adesso appena torna da Saxony, che non mi interessa averti lì. Qua come sta andando la guerra? Perché bandiera nera? Per quale motivo è bandiera nera? Cioè, li abbiamo invasi e bandiera nera. Ah, allora torna qua. Con l'armada reale non ha senso questa cosa, eh. Se la sono ripresi, maledetti. Clarissy, meno 10% è finito. Ok, quindi a 35 possiamo fare make generous donation 50. Oh, adesso sì che si ragiona. 164 penso che sia perché abbiamo fatto pace. Speed of War, esatto. Se no non sarebbe così alto, ovviamente. Vediamogli questo. Ah, la Gaetana sta già facendo il suo decimo. Ripigliamoci questo. Tanto qua. Per favore, possiamo invaderli adesso? O devi ancora perdere tempo? Dai che dobbiamo dichiarare guerra a Vajinagar. Tanto tu come stai? 100% tutte, va bene. Qua non vedo altri ribelli. Quando è che finisce? Nel 96. Sono entrambi combattivi, perché stiamo facendo l'assedio. Perdi uno di mercantilismo o... Urca. Prendiamo mercantilismo. Visto che ci sono le stats di mezzo, se no avrei fatto quell'altro. Siamo sbarcati? Oh, 7%. Questa è finita. Vabbè, dai, qua ne possiamo fare una alla volta. 1, 2, 3. Poi dobbiamo rifarci un brigantino. Questo qua si fa da solo l'Australia, uno alla volta, senza problemi. Vorrei finire questa guerra velocemente.
Non ci aiuta più nessuno. Dai, tra l'altro c'è war reparation da parte di quelli lì, quanto sarà? 0.13, abbiamo sprecato del tempo. Non ho controllato bene la cosa. Ok. Tutti i soldi. Ti pigli quella. Fai questa cosa qui. Perfetto. Allora, ne prendiamo uno. Viene qua così. Il resto torna a fare hunting della città dell'oro. Allora, abbiamo un mercante libero. Dove cacchio lo possiamo mettere? Allora, a breve ci pigliamo questo. Quindi io, visto che non ho voglia di perdermi, perché non me lo ricorderò mai, potremmo fare una cosa del genere. Tra l'altro 37, quanto cacchio ci sta rubando Portogallo? 19%. Ok ragazzi, interromperei il video qui. Nel prossimo, mi hanno detto che la grafica non è bugga, però guardate cosa è successo a queste freccine. Comunque nel prossimo facciamo l'annessione di questa guerra in India, che durerà poco spero. Torniamo in patria, ci prepariamo anche quando la Francia è pronta, perché adesso la Francia è in guerra con mezza Europa, a dichiarare guerra agli ottomani. Adesso lei non verrebbe perché sta combattendo in un'altra guerra e perché c'ha la tregua. Poi spero che venga. Allora, Brittany, Tunisi. Tunisi che mettiamo con belligerante, perché non dovrebbe avere altri alleati, esatto. Brittany, quindi dovremmo fare anche qualche claim qui. Facciamo qualche claim qua, dai. Allora, tu cosa vuoi dalla Britannia? Tutto. Vabbè, dai, guarderemo all'inizio del prossimo episodio. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti!